Assessore Barbara Mirabella, grazie per aver accettato il nostro invito. Ricordiamo l'assessore del Comune di Catania alla pubblica istruzione, alla cultura, alle pari opportunità e grandi eventi. È davvero un piacere poterla avere ospite quest'oggi. Grazie a voi, buona domenica. Oggi vogliamo chiaramente concentrare l'attenzione su quello che è un momento tanto atteso dalla città di Catania, la festa di Sant'Agata, dall'1 fino al 5 febbraio, la terza festa più importante al mondo che ovviamente quest'anno, in seguito all'emergenza sanitaria, si svolgerà in forma diversa. Come diceva anche l'arcivescovo, cambia la forma esteriore, però la devozione rimane assolutamente intatta, così come l'amore per la santa patrona di Catania. Ma chiaramente è una scelta forzata. Il momento della pandemia che stiamo vivendo non può esimerci dal controllare e gestire la sicurezza di tutti i cittadini, di tutti i devoti, e quindi sarà certamente, gioco forse, una Sant'Agata diversa, ma non con meno fede e amore. E la scelta che è stata fatta è quella di continuare a percorrere tutti i passi, anche non solo della festa religiosa, soprattutto della festa religiosa, che verranno condivisi tramite tutte le piattaforme online. Non sarà ovviamente, non ci sarà la stessa energia, non ci sarà lo stesso calore, ma può esserci se ciascuno di noi può pregare in maniera più intima, con devozione da casa, seguendo anche tramite voi giornalisti, tramite mezzi stampa che tanto ci aiuteranno a divulgare anche nel mondo, grazie appunto alla rete internet, questo grande appuntamento con la nostra Santa Patrona. Questo appuntamento ogni anno richiamava l'attenzione di migliaia di persone provenienti da tutte le parti del mondo, ma anche tanti cittadini che ovviamente partecipavano a quelli che erano i riti tradizionali. Quest'anno non lo si potrà fare, però ricordiamo quanto è stato importante anche i tanti musei dove c'è l'esposizione delle candelore. Ecco, un aspetto religioso che va sicuramente attenzionato, ma anche il grande richiamo che sempre ha avuto questa festa. Certamente la festa di Sant'Agata ha una grandissima ricaduta sul territorio, è uno degli eventi più attesi per quello che è prima di tutto come dire, l'indotto turistico della città, che sta soffrendo moltissimo da un anno. Gli operatori turistici e anche culturali sono fermi, e la festa, come dire, lo fa evidenziare ancora di più questo distacco dalla possibilità di accogliere il milione oltre di turisti che vivevano questa festa, vivevano la città, imparavano a conoscerci meglio da vicino grazie a questo grande appuntamento. La rete museale è chiusa, noi siamo da domani in zona arancione, ma continueremo a non poter far fruire nulla degli spazi culturali, in particolare la chiesa di San Nicola Arena, nonostante sia, diciamo, un sito ancora fruibile dal punto di vista un luogo di culto, rispetterà gli stessi giorni di chiusura. È stato deciso ieri dal sindaco e dall'arcivescovo, rispetterà gli stessi giorni di chiusura della cattedrale, quindi non sarà possibile visitare le candelore che dall'anno scorso sono tornate a casa dopo 50 anni, quindi, ma vi invito a farlo. Saranno chiuse soltanto il 3, il 4, il 5 e il 12, ma dopo quella data sarà possibile, ovviamente con tutte le restrizioni del caso, con il contingentamento delle visite, però sarà possibile sempre portare una preghiera a San Nicola e visitare le candelore, che sono uno dei pezzi anche folcloristici, no? E che fanno parte del puzzle del racconto della festività di Sant'Agata. A proposito di racconti, meraviglioso sarà il concerto del 2 perché anche se in forma diversa ci sarà al Teatro Bellini questo omaggio. Ma ho letto già tra veramente la percezione della grande emozione dei professori del Teatro Massimo Bellini, del soprintendente Giovanni Cultrera, del direttore artistico Carminati, per un concerto che certamente non poteva non tenersi, sebbene ovviamente online, ma segna quello che diciamo in premessa, cioè tutti questi passaggi che fanno parte anche della tradizione e che ci fanno sentire più vicini. La musica mette insieme le persone. Noi lo abbiamo raccontato sulla pagina dell'Assesso della Cultura, anche con, e lo faremo anche nei prossimi giorni, con dei virtual tour, delle passeggiate anche insieme alle guide turistiche nei luoghi del martirio. Lo abbiamo fatto insieme a
ai organi di stampa. Non dimentichiamo che il Museo delle Candelore, ad esempio, nasce appunto in cima al Monte Vergine, quindi passando da San Biagio, da Sant'Agata al Carcere, sono tutti luoghi che fanno parte, che ci ricordano il grande sacrificio di Agata, questa donna anche così moderna, che ha detto no per amore di Cristo a chi voleva sottometterla, soggiogarla e fare di lei soltanto uno strumento. E quindi grazie ad Agata, perché tutti i giorni col suo sacrificio ci insegna ad essere obbedienti, come dire, al nostro credo. Qual è il suo rapporto appunto con Sant'Agata? Ma io ho sempre vissuto la festa da cittadina come tutti, sin da bambina i miei mi portavano. Ovviamente da quando ho il privilegio di coprire una carica istituzionale ho potuto viverla da dentro, da una, come dire, distanza quasi inesistente. Penso alla grande emozione di poter essere salita sulla carrozza del Senato, a poter essere in mezzo al cordone, grazie ovviamente al fatto che il sindaco tiene moltissimo a vivere la festa da vicino, e abbiamo sentito davvero quel calore potentissimo. Oggi lo faremo con molto dovere e nel rispetto delle regole, e non ci saranno eccezioni neanche per noi, ovviamente, dei rappresentanti dell'istituzione, come giusto che sia. Sarà il primo cittadino a rappresentare la città in tutti i momenti più importanti della festa, accanto ovviamente all'arcivescovo. A questo punto le vorrei fare una domanda per quel che riguarda anche l'assessorato alla cultura, perché abbiamo visto quest'anno il grande successo che ha avuto il progetto palcoscenico Catania con 250.000 spettatori in questa prima fase, che però proseguirà con altri appuntamenti che, anche se in questo modo sicuramente nuovo, in streaming, online, ci ha permesso però di riscoprire in un altro modo quella bellezza del teatro, quella bellezza delle rappresentazioni che comunque continua sempre ad emozionare anche se a distanza. Ma Palcoscenico Catania è una grande scommessa vinta che ha molti significati per noi. Intanto i visitatori online, diciamo i fruitori, sono già più del doppio del numero che lei ha indicato, proprio perché in qualche modo, sebbene ci siano molti limiti, la forza dell'online è quello di diventare virale, no? Quindi se ci collegassimo oggi a uno dei 13 appuntamenti che abbiamo messo a disposizione sul canale YouTube, sulla pagina Assessore della Cultura e sulla pagina del Comune di Palcoscenico Catania, vedremo che i numeri sono molto cresciuti. Ma vorrei partire dal progetto. Questo è un progetto che nasce dalla ferma volontà che il Comune di Catania, che la nostra amministrazione ha preso nei confronti del mondo degli operatori della cultura e del teatro. Questo era un bando che, grazie alla Regione Siciliana, alla quale il Comune di Catania aveva partecipato, un bando della Regione Siciliana, dei fondi, perché noi ovviamente siamo in dissesto, che non volevamo e non potevamo perdere, e abbiamo fatto delle istanze affinché questi fondi avessero un'ulteriore destinazione, perché quando fu scritto era per eventi in presenza. E abbiamo pensato di mettere insieme due elementi che continueremo a valorizzare: l'aspetto turistico, ma per il tramite della fruizione anche culturale. Quindi il teatro, abbiamo ripreso il percorso dei grandi scrittori catanesi che ci hanno accompagnato in una passeggiata nei luoghi più belli della città, interpretati dagli attori, interpretati dai registi, interpretati quindi dalla grande scrittura, dalla grande letteratura catanese. Vi assicuro, non un progetto facilissimo, organizzato grazie al grande impegno innanzitutto dei collaboratori, di tutto l'assessorato alla cultura del comune, grazie anche all'impegno della commissione tassa di soggiorno, che ha inteso sposare con il capo di gabinetto Ferrara, ovviamente il nostro sindaco, questo progetto che metteva assieme cultura, turismo e fruizione. Il teatro, lo abbiamo detto tante volte, si va in presenza, però chi meglio dell'attore può interpretare il pathos di un racconto e della letteratura catanese? Un progetto che sì, che continueremo. Già ci sono delle date, quando partirà la seconda fase? La seconda fase ha anche un valore molto concreto anche della memoria di quello che andremo a fare. Spesso lo streaming si ha la percezione che si perda nell'eter. Noi ne faremo una vera e propria collana di
14 video, dei 13 video, che saranno quindi un racconto turistico con diciamo la sintesi di queste opere teatrali open air che abbiamo fatto, che utilizzeremo per tanti scopi, scopi didattici, mi viene da pensare anche per riportare anche nelle scuole che spesso gli stessi catanesi, no, per pessima cultura non conosciamo i luoghi stessi della nostra città, ma soprattutto quando sarà possibile anche nelle grandi borse del turismo internazionale, racconteremo le bellezze della nostra città tramite questi luoghi, queste interpretazioni magnifiche. Lei ha parlato prima delle scuole e mi è d'obbligo farle una domanda che riguarda proprio, è imminente, perché da giorno 1 si apriranno le scuole medie, quindi i ragazzi torneranno, gli studenti torneranno in classe, e poi la settimana successiva, dall'8 febbraio, anche gli studenti delle scuole superiori, quindi un altro momento sicuramente importante per i nostri ragazzi, che in questo periodo è chiaro che hanno anche, se vogliamo, subito le conseguenze di una scelta forse obbligatoria, ma che li ha tenuti a distanza da quello che è un luogo formativo importante come la scuola, di crescita non soltanto a livello proprio didattico, ma anche a livello sociale, in questo rapporto più diretto tra i ragazzi e anche con i loro insegnanti. L'amministrazione comunale ha partecipato ai 13 tavoli prefettizi con tutti i sindaci, le forze ovviamente anche dell'ordine, ma soprattutto con i vettori anche del trasporto, proprio perché è stato già, eravamo già pronti in realtà il 22 di dicembre con un primo documento, quando si immaginava di far tornare i giovani in presenza dopo l'Epifania, poi diciamo per una indicazione del ministro Speranza questo fu rimandato ancora, poi noi siamo entrati in zona rossa, quindi esiste già sia diciamo una codificazione del rientro dei giovani al 50%, sia quando sarà possibile, speriamo presto, anche al 75%. Nel frattempo lunedì torneranno gli allievi della seconda e terza media, speriamo e facciamo anche richiamo alla responsabilità, quello che io chiamo il patto di corresponsabilità. Il virus non si prende a scuola, perché le scuole hanno codificato se stesse con un'attenzione davvero straordinaria, quindi un plauso va ai dirigenti scolastici, a tutti gli operatori scolastici, agli insegnanti, al personale ATA, ma la responsabilità è anche nostra come genitori di ricordarci che quando portiamo il nostro bambino con la mano a scuola, dobbiamo essere certi di aver avuto un comportamento responsabile in tutto quello che sono le attività della nostra giornata, quindi detergere le mani, portare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento, e quindi questa è la corresponsabilità, il patto che deve esserci tra famiglie e scuola. Assessore, noi la ringraziamo per essere stata con noi, speriamo di poterci incontrare in presenza quanto prima, grazie davvero per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie, perché so che tanto sarà l'impegno che vi vedrà coinvolti durante Sant'Agata e che farete con tanta dedizione e compagnia a tutti coloro che vivranno la festa da lontano. Quindi in bocca al lupo per questa settimana agatina così delicata e così diversa dagli altri anni. Grazie davvero. Evviva il lupo e grazie ancora, arrivederci. Evviva Sant'Agata soprattutto. Evviva Sant'Agata.